Durante il secondo sabba della dodicesima luna, nella città di Pianto, dal cielo cadde una ragazza. La sua pelle era blu e il suo sangue era rosso. Si schiantò sopra un cancello di ferro che per l'impatto si deformò e lì rimase appesa, terribilmente inarcata, aggraziata come una danzatrice che si abbandona riversa sul braccio del suo innamorato. Un'aguglia viscida la tendeva inchiodata al suo posto. La punta, che le serpeggiava dal petto, scintillava come una spilla. La ragazza ebbe un breve sussulto mentre il suo fantasma si liberava e dai suoi lunghi capelli piovevano boccioli di un rosso fiammante. In seguito avrebbero detto che non erano affatto boccioli, ma cuori di colibrì. Avrebbero detto che la ragazza non aveva perso sangue, ma lo aveva pianto. Era oscena perché mentre moriva a testa in giù si era leccati i denti sfacciatamente e aveva vomitato un serpente che toccando terra si era trasformato in fumo. Avrebbero detto che era arrivato uno sciame di falene che frenetiche avevano tentato di sollevarla e portarla via. E questo era vero, ma solo questo. Le falene però non avevano avuto alcuna possibilità, non erano più grandi delle boccucce attonite dei bimbi e persino riunite a dozzine avevano potuto al massimo tirare le ciocche dei capelli che si andavano scurendo, finché le loro ali non si erano appesantite, inzuppati dal sangue della ragazza. Vennero spazzate via insieme ai boccioli quando una raffica di vento e sabbia travolse la strada da cima a fondo. Sotto i piedi la terra si sollevò con un sussulto. Il cielo ruotò sul suo stesso asse. Un bizzarro luccichio trafisse il fumo che si levava a ondate e il popolo della città di Pianto dovette strizzare gli occhi per schermirli. Tempesta di sabbia, luce bollente e il puzzo del salnitro. C'era stata un'esplosione. Sarebbero potuti morire tutti, con facilità, ma l'unica vittima era stata quella ragazza, buttata giù da una qualche tasca del cielo. Aveva i piedi nudi e la bocca macchiata del succo delle prugne selvatiche. Le sue tasche erano piene di frutti. Lei era giovane e bella e stupita e morta. Era anche blu. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Ricordo come sempre di attivare la campanella per ricevere la notifica di ogni mio video, di seguirmi sul mio account Instagram e sotto vi lascio anche il link della mia affiliazione Amazon per comprare Il Sognatore, perché io so che avete la necessità di comprarlo, lo so, lo volete leggere questo libro, me lo sento da dentro. Il video di oggi è una video recensione che in teoria avrei dovuto registrare tanto tempo fa, infatti arrivo un po' in ritardo visto che il libro è uscito a inizio luglio, ma per un susseguirsi di eventi tra cui il viaggio a Londra, il fatto che poi ho dovuto registrare il video, insomma tante tante cose messe insieme mi hanno portato a farlo ora. Fortuna sono riuscito a registrarlo e niente, andiamo a parlare di questo libro di cui in questi ultimi mesi si è tanto parlato. Oggi parleremo insieme del Sognatore di Lainey Taylor, che mi è stato inviato dalla Fazio Editore e che ringrazio davvero davvero tantissimo. Primo per avermi inviato una copia del libro e secondo per averlo portato in Italia. Il Sognatore è la storia di Laszlo Strange. Laszlo è un orfano e come tutti gli orfani è stato affibbiato il cognome Strange. È stato cresciuto da dei monaci molto molto distaccati, molto apatici e quindi questo l'ha portato a rifugiarsi nei libri e soprattutto nelle storie raccontate da questi libri. Laszlo è fin da subito un ragazzino molto curioso, un sognatore che ha sempre voglia di conoscere, di imparare cose nuove.
muove, fino a quando poi non si imbatte nella misteriosa città di Pianto e diventa la sua più grande ossessione. Pianto è una città che ormai non esiste più, o meglio esiste, ma nessuno da tantissimi anni è più riuscito a trovarla, e quindi è una città che sembra effettivamente scomparsa nel nulla. Pianto è una città circondata dal più totale mistero, nessuno conosce i motivi della sua caduta. Com'è possibile che una città una volta così ricca, così piena di ogni bene possibile e immaginabile, ora sembra quasi non essere mai esistita? Questa è una delle domande che Laszlo si pone, perché sì, per lui non c'è sogno più grande che trovare Pianto e scoprire tutti i suoi misteri e tutti i suoi segreti. Questo sogno però a lungo andare sembra che rimarrà appunto solamente un semplice sogno per Laszlo, che sarà costretto per sempre a rimanere nella grande biblioteca dei monaci. Un giorno però arriva questo strano e misterioso personaggio che potrebbe cambiare la vita di Laszlo per sempre, quindi quello che è stato fino ad allora solamente un sogno per Laszlo potrebbe diventare finalmente realtà, ed è in questo modo che comincia la ricerca verso la città di Pianto. Ultima cosa, giusto per incuriosirvi ancora di più, ma non vi dico altro: conosceremo anche una ragazza che viene da Pianto, che ha questo misterioso e particolare potere che riguarda i sogni, che ovviamente incontrerà Laszlo, e le loro strade appunto sembrano incontrarsi per un motivo ben specifico. Lainey Taylor ci racconta questa storia che a me personalmente ha ricordato un po' quei poemi epici in cui vengono raccontate le avventure, le gesta di eroi vissuti tanto 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 tempo prima. Lo stile di scrittura della Taylor è qualcosa che non posso non menzionare, è veramente sublime sotto ogni punto di vista. In alcuni punti può sembrare anche molto pretenzioso, perché è molto raffinato, pieno di descrizioni, di dettagli, ma ragazzi è davvero impossibile distogliere il pensiero da questo libro una volta che ci si entra dentro. Lainey Taylor riesce a cucire alla perfezione questo stile di scrittura davvero davvero raffinato, elegante, meraviglioso, che io ho amato in ogni sua piccola sfumatura. Altra cosa che secondo me è davvero incredibile in questo romanzo, anche se ha i suoi difetti, non lo metto in dubbio, perché molte volte potrebbe crearsi qualche confusione nel lettore, è comunque il world building. Il mondo costruito dalla Taylor in questo libro è davvero qualcosa di incredibile e inimmaginabile. C'è un'originalità davvero stupefacente, ci sono tanti tanti elementi che, presi uno per uno, non potresti mai pensare di metterli insieme, di riuscire a creare qualcosa di convincente e di sensato. E invece Lainey Taylor ci riesce, prende tantissimi elementi completamente diversi l'uno dall'altro e li mette insieme, andando a creare questa storia che è davvero qualcosa di meraviglioso. Prendendo questi elementi uno per uno, ti viene il pensiero di dire: ok, non puoi mettere insieme tutte queste cose nella stessa storia, prima o poi si prenderanno a pizzettate in faccia, assolutamente, non possono essere, non riescono ad essere collegate. E invece, ragazzi, Lainey Taylor ci riesce. Ed è un viaggio, un sogno, davvero un sogno, che amerete in ogni sua piccola parte. Davvero. Sempre nel world building abbiamo appunto la città di Pianto. La città di Pianto è, diciamo, una vera e propria protagonista in questo libro, al paro di tutti gli altri personaggi. La città di Pianto, come vi ho ripetuto durante tutto il video, è davvero molto molto misteriosa, non si sa assolutamente niente. La Taylor dà al lettore, pagina dopo pagina, sempre più informazioni. È incredibile come riesce a tenere alta la tensione verso tutta la storia, e appunto piano piano concede qualche informazione in più, qualche mistero che viene svelato sulla città di Pianto. È incredibile, perché ovviamente il lettore non può smettere di leggere, e la curiosità di conoscere, di sapere come tutta la storia è andata nel passato è troppo alta, e l'ultimo pensiero che ti viene è quello di posare il libro e fare altro, questo ve lo posso garantire. Ultima cosa, passiamo al personaggio di Laszlo Strange.
Laszlo non è un personaggio, è il personaggio, ragazzi. Io sono rimasto davvero stupefatto dalla caratterizzazione di questo di Laszlo. Mi ha davvero sorpreso perché è uno di quei tipici personaggi che non puoi fare a meno di adorare e è proprio piacevole seguire la sua storia. È un ragazzo che ha questo grandissimo sogno e farebbe di tutto pur di realizzarlo, qualsiasi cosa. Ho amato il fatto che è un personaggio, un ragazzino diverso da tutti gli altri. Vive in un mondo appunto tutto suo, ma allo stesso tempo è davvero un ragazzo risoluto, davvero tenace, coraggioso, forte e lo dimostra in più di un'occasione. Per non parlare poi di Sarai, non voglio parlarvi molto del suo personaggio perché è una delle chiavi di questo libro, è una delle cose che secondo me riescono meglio e c'è anche qui al pari della città di pianto un grande mistero su Sarai, quindi non vi dico altro, ma il suo personaggio personalmente mi ha rapito il cuore in più di un'occasione. Ho adorato ogni suo piccolo aspetto e i capitoli in cui c'era lei presente sono stati davvero molto 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 belli, li ho adorati e poi la sua storia è davvero molto molto interessante, la sua e di altri personaggi, ma non voglio dirvi di più perché dovete leggerlo. Ok, mi voglio fermare qua perché come vi ho detto c'è tanto da scoprire in questo libro, davvero davvero tanto, è una storia molto misteriosa, ci sono tantissimi segreti, colpi di scena che rendono la lettura davvero davvero interessante. Non voglio dire che è un romanzo perfetto, sono in alcuni punti effettivamente delle scene, dei passaggi un po' noiosi che potrebbero sembrare quasi un allungamento della storia, però questo romanzo è davvero validissimo, nel panorama young adult fantasy questo è un romanzo di cui secondo me ora come ora si ha davvero bisogno. È una lettura che vi incanterà. Il sogno, che è diciamo un po' la colonna portante di questo romanzo, è davvero proprio questo romanzo, è un sogno, è davvero qualcosa di incredibile, di inimmaginabile. Io non riesco a capire come la Taylor sia riuscita a creare, a mettere in piedi una storia di questo genere. È qualcosa di incredibile che mi ha spiazzato letteralmente. E questo era tutto, io spero che il video e la recensione vi sia piaciuta. Fatemi sapere se avete letto questo romanzo, ma credo di sì visto che è stato letto dal mondo in questi ultimi 2 mesi. Comunque fatemi sapere che cosa ne avete pensato, cosa vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, cosa non vi ha convinti, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!